Buongiorno a tutti, siamo qui con Gianni Tagliapietra di Mix Cycling. Mix Cycling è un'azienda veneta che produce dei materiali a partire da diversi scarti vegetali, sia di origine agricola sia di origine industriale. Gianni, se vuoi raccontarci un po' meglio il vostro progetto. Certo, allora salve a tutti. Allora, praticamente noi di Mix Cycling abbiamo l'obiettivo di ridurre la componente fossile dai materiali plastici comuni. Come facciamo questo? Utilizziamo scarti di origine vegetale e creiamo dei materiali oggettivamente sostenibili. Oggettivamente perché ogni nostro materiale viene analizzato con LCA, Life Cycle Assessment, per dare dei valori che siano oggettivamente confrontabili rispetto ai materiali classici. La particolarità dei nostri materiali è che appunto utilizziamo scarti e non materia prima che viene coltivata, quindi andrebbe ad avere un conflitto dal punto di vista alimentare e sottrazione di terreni, e hanno la particolarità di avere delle caratteristiche fisiche, visive e tattili molto particolari. Quindi è il materiale stesso che è utilizzato come veicolo di comunicazione, perché l'utente finale lo riconosce proprio come un materiale più sostenibile. Ottimo, vuoi magari raccontarci che varietà di scarti vengono utilizzati? Certo, allora noi, come potete immaginare, il mondo vegetale è veramente molto ampio. Noi attualmente abbiamo in gamma prodotto dei prodotti fatti con scarti del sughero, del legno, l'olla di riso, scarti dell'industria del caffè, scarti del miscanto, che è una specie erbacea che produce molta biomassa. Però in verità stiamo caratterizzando un po' di tutto. Oggi abbiamo bioplastiche fatte con scarti di agrumi, limone, mandarino, arancia, oppure scarti di alghe, scarti di altre varietà, ad esempio come camomilla, lavanda. E quindi i nostri laboratori stanno cercando giorno dopo giorno di caratterizzare nuove fibre per cercare di trovare anche una funzione tecnica all'interno delle fibre. Abbiamo fibre che non solo diventano più belle, ma anche hanno delle caratteristiche di durata maggiore, di permeabilità più bassa, quindi cerchiamo di dare il massimo, insomma. Ottimo, ottimo. Ultima domanda riguardo invece la componente polimerica, come Sì, lavorate? Vergine, esatto. riciclato? Allora, noi in questo periodo di transizione lavoriamo diverse matrici polimeriche. Allora, il nostro obiettivo nell'arco di 10 anni è di avere dei prodotti completamente fossil free, quindi non derivati da risorse fossili, e possibilmente biodegradabili. Oggi abbiamo delle famiglie di prodotto biodegradabile, ma anche di prodotto 100% riciclato, di prodotto vergine, magari dove abbiamo delle applicazioni tecniche o di contatto alimentare. Però ecco, il nostro laboratorio di ricerca e sviluppo è attivo nell'incrementare questi prodotti, insomma. Ottimo, grazie mille. Grazie a voi.